per parlarne fin dall'inizio, diciamo, si deve riconoscere che Genova fu molto contenta quando il governo allora Prodi decise di individuare a Genova la sede di un vertice internazionale. La vedevamo tutti come un'occasione per confermare la centralità di una città che aveva ritrovato con il 92, con le colombiane, una dimensione di buona location per vertici internazionali, per congressi, perché si era dotata di strumentazioni. Quindi non fu lasciata sola nel momento della scelta, anzi fu scelta con grande sollecitudine da parte di chi allora governava il paese. Così come, devo dire, in tutte le fasi di preparazione del vertice fu molto frequentata a Genova dal primo ministro, no? Che nel frattempo era diventato Berlusconi, che come forse qualcuno ricorderà si occupò persino di sistemare alcune piante di limoni fuori dal Palazzo Ducale, di far togliere le mutande stese, perché non era questo che i grandi capi di Stato si sarebbero aspettati. E fino lì sembrava una gran festa. Non fu una festa, fu una tragedia. E nel momento della tragedia, ci fu, una sorta di divisione delle responsabilità, perché non fu Genova a decidere la zona rossa. A quel punto entrarono in gioco elementi di sicurezza che non avevano niente a che fare con i modi con cui la città aveva pensato di prepararsi. Fu separata questa zona completamente dal resto e anche quegli incontri che le istituzioni avevano fatto con il movimento contro la globalizzazione, che a Genova era assai partecipato e che aveva ramificazioni non solo genovesi, italiane, e che pensava di far venire a Genova tanti giovani, tante persone, e con cui quindi le istituzioni fin dall'inizio avevano tenuto un filo di relazione per l'accoglienza, per organizzare in modo da non diciamo caratterizzare la città solo come la città del vertice dei grandi, ma anche la città che poteva accogliere oltre il vertice anche tanti movimenti che dicessero la loro, anche in modo critico nei confronti della globalizzazione. Ecco, lì si interruppe tutto, perché poi al tavolo della mediazione sparirono a un certo punto le istituzioni e chi prese la decisione non parlava genovese, parlava romano. Forse era impossibile immaginare qualcosa di diverso, ma il risultato è stato un risultato molto negativo, e dunque interrogarci su come sia stato possibile che poi dal bellissimo corteo dei migranti si sia passato il giorno dopo alle cariche e alla morte di Carlo Giuliani e poi ancora alla Diaz e a Bolzaneto, e come tutto questo non sia stato gestito o non abbia visto la possibilità di interlocuzione da parte delle istituzioni, questo resta come un tema di isolamento della politica, lo direi così, cioè a un certo punto ha abdicato la politica o quantomeno la politica locale, perché le decisioni assunte non sono state né condivise né nemmeno conosciute. Cosa non funzionò nel rapporto tra chi doveva decidere ed eseguire e fino a che punto la gestione delle forze dell'ordine sia stata condotta con la volontà di prevenire i possibili distruzioni o episodi che hanno davvero infangato poi questo meeting, e quanto non sia stato invece lasciato fare, scegliendo che la città fosse abbandonata, insomma, alla distruzione.
piuttosto che operare diversamente, questo è un tema su cui secondo me chiarezza non si è mai fatta ed è questo il motivo per cui Genova si è sentita poi sola negli anni dopo, quando ha dovuto recuperare dentro di sé il senso di quello che era accaduto e superare questo disagio infinito che ci è venuto dal dover confrontare la grande ambizione di una città che stava in quegli anni cercando di scalare le classifiche delle città italiane e il risultato terrificante di una assenza di democrazia protratta per diversi giorni. Una tragedia proprio che poteva essere evitata secondo me. Io devo dire che l'ho anche denunciato questo. Naturalmente la provincia aveva un ruolo meno forte del comune e quindi un po' più defilato, ma partecipavamo comunque ai tavoli istituzionali e io da presidente della provincia denunciai su segnalazione dell'allora custode degli edifici provinciali di Quarto quello che io stessa poi su sua segnalazione potei vedere recandomi a Quarto, e cioè quel giardino, quell'area che noi avevamo indicato nella disponibilità delle istituzioni per consentire ai partecipanti ai cortei di poterci dormire con sacco a pelo attrezzandola anche dal punto di vista igienico. In quell'area si stavano verificando già dal mattino presto episodi che avrebbero dovuto essere ben visti dalla polizia. Vedemmo giovani prepararsi vestendosi da black bloc e con la possibile utilizzazione di materiali contundenti. Io stessa tempestai di telefonate all'allora questore per avere certezza e per segnalare questi episodi, non ci fu nessuna risposta e poi successe quello che successe in città, era uno dei punti da cui black bloc provenivano. Allora, in questa vicenda bisogna distinguere, ci sono alcuni che hanno sostenuto, secondo me erroneamente, per quello che io ho potuto vedere, che i black bloc fossero stati addirittura, no, una parte della strategia delle forze dell'ordine che avrebbero voluto a livello forse internazionale tagliare una volta per tutti i movimenti e diciamo restituirli a una violenza che non avrebbero avuto. Io non ho visto questo, non so se ci possa essere anche un'interpretazione di questo tipo, ma io non l'ho vista. Ma quello che ho visto è che c'erano in mezzo a tanti manifestanti che volevano solo manifestare, dalle suore ai bambini, alle famiglie, ai movimenti non violenti, a tanta gente normale, c'erano dei violenti. Questi violenti, anche su segnalazione, non sono stati fermati. E la domanda perché non ha ancora ricevuto risposta.